Buonasera, benvenuti qua al Morgana Bay. Siamo con un grande personaggio del mondo della radiofonia, nonché della televisione, colui che ha fatto più interviste di Pippo Baudo e di tutti quanti messi assieme nella televisione, il grandissimo qua con noi, Roberto Salvini. Ciao Roberto. Grazie, ciao Andrea, grazie a tutti e caso di dire viva la musica, giusto? Viva la musica e viva Canale Europa, che anche in queste occasioni diciamo che è sempre ai top dei livelli. E qui a Sanremo come in tutta Italia. So che purtroppo ti devi fermare poco perché tu sei sempre pieno di appuntamenti. Sì, abbiamo fatto due trasmissioni molto interessanti, Canale Europa Incontri da Sanremo, con tanti ospiti, abbiamo parlato di musica, di sogni, dell'importanza di promuoversi, dell'importanza anche naturalmente di coltivare i talenti. E mi fa piacere che in questa serata che si svolge proprio qua ci sia la possibilità, magari, perché no, per qualcuno di farsi notare e magari anche per loro avere Sanremo come punto di lancio per la propria carriera. Sì, esatto, perché comunque è un awards, Sanremo Music Awards è un awards che mi sembra che ci sia da 18 anni se non mi sbaglio, perciò comunque è una bella piattaforma. Assolutamente sì. E poi naturalmente, come hai detto tu oggi, la tecnologia, televisione su internet, la radio su internet che prenderà sempre sui piedi, sicuramente possono aumentare le chance per farsi conoscere da parte di tutte le persone che, non dimentichiamolo, tanti anni fa avevano molte meno possibilità, molti meno spazi, c'erano, come tu sai Andrea, armadi e cassetti di discografici pieni di provini mai ascoltati da nessuno perché erano veramente troppi e magari, chissà, e questo è brutto doverlo dire ma è la realtà, in quei provini magari ci sarà stato magari un grande talento che oggi, come diceva Woody Allen, è impegnato a tagliare capelli e a guidare taxi. Allora, la cosa bella, dovete sapere, è che lui di solito intervista e l'unico che lo intervista sono io. Bene. Ogni volta, vero? Non dica male. Dica male, perché il vero personaggio è Roberto Salvini, non gli altri. Io ti ringrazio, vi auguro una buona serata, grazie Andrea. Dicevamo prima viva la musica, ma dicevamo anche importante incontrare in bocca al lupo a tutte queste persone. Io credo che il sogno sia la cosa più bella. Sognare nella vita non costa, si può fare tutto. Chi sogna un viaggio, chi sogna l'amore, chi sogna la musica, chi sogna il successo nella propria attività, ma credo che anche tu sia d'accordo che il sogno è la cornice della nostra realtà. Bisogna sognare a qualsiasi età. Allora ringraziamo il maestro Roberto Salvini. Noi diamo appuntamento tutti su Canale Europa. Vi ricordo la prima piattaforma, diciamo europeo oramai. Grazie. Online e poi con Andrea stiamo studiando delle stiamo cose, studiando perché qua siamo sulla web TV di Like faremo Radio delle cose perciò anche faremo ci sono tante novità assieme. È il caso di dire che naturalmente è tutto da vedere. È tutto da vedere. Allora ringraziamo tantissimo. Grazie. Roberto, ti lasciamo scappare. Grazie, a me dispiace veramente perché avrei voluto. Ma io seguirò i tuoi servizi e quindi è come se ci fossi. Ciao Roberto, grazie a tutti. Grazie.